Perpendicolare all'estremo di un segmento di lunghezza piacere AB passante per il punto A. Quindi, diciamo, è come quello precedente, una seconda soluzione, sempre la semiretta che da A si erge a creare un'ampiezza di un angolo di 90 gradi. Il secondo sistema non richiede una retta di appoggio, quindi partiremo direttamente con un segmento senza dover creare una retta prima di esso. Quindi partiamo direttamente con una matita HB, prendiamo subito una squadretta ed andiamo a tracciare al centro del nostro quadrante un segmento di lunghezza piacere. Vedete che non ho creato la retta sulla quale il segmento è ricavato, vado direttamente a dare il nome al segmento con due lettere agli estremi, A e B. Ok, adesso prendo il compasso, lo punto in A, ricordatevi di essere precisi e di penetrare un po' nella carta, e ovviamente questa volta di intersezioni possibili ce ne saranno una soltanto. Lo apro a piacere, però mi raccomando, dopo che avete tracciato il primo arco, non chiudete il compasso perché ci servirà altre due volte per trovare altre due intersezioni. Non è importante se essere aperti quanto la lunghezza del segmento, non è importante essere oltre la metà come abbiamo detto altre volte, la misura a piacere. Vale sempre la solita regola che più piccolo è il cerchio che tracciate, meno precisi sarete nel disegno che ottenete. Quindi, se avete spazio, cercate di essere abbastanza abbondanti nel tracciare quest'arco. Quanto lungo lo facciamo? Beh, lo facciamo senz'altro lungo quanto basta per trovare l'intersezione, ma poi proseguiamo e andiamo abbondanti oltre A. Attenzione, se non volete sbagliare, fate più o meno un semicerchio, così siete sicuri che grosso modo avremo l'arco di lunghezza sufficiente. Non chiudete il compasso, andiamo a prendere prima di tutto a dare un nome all'intersezione che abbiamo già ottenuto, la chiamiamo 1 e ci mettiamo una letterina qua vicino. Ora prendiamo il compasso, non l'abbiamo chiuso, mi raccomando, questo è importantissimo, e andiamo a trovare una seconda intersezione. Come vedete, l'intersezione sarà qui. Quindi è inutile tracciare un arco, come alcuni di voi fanno, lunghissimo. Non ci serve tutto sto pezzo. Ce ne basta molto meno. Quindi ci basta fare un pezzettino di arco leggero, quanto basta per trovare l'intersezione. Ecco qua, l'abbiamo trovato. Quindi, ora che abbiamo questa intersezione, subito dargli un numero come nome. In questo caso ovviamente sarà il 2. Metto vicino, 2. Ok, non basta, ne troviamo un'altra ancora, sempre stessa apertura di compasso, ma questa volta punto in 2. Lo vedete? Spero di sì. Vado a girare il compasso, di nuovo solo il pezzettino necessario per trovare un'intersezione. Eccola qua, fatto. Tolgo il compasso, prendo la matita HB e faccio il numero 3. A posto. Abbiamo finito? Ovviamente no, però notate che cos'è che abbiamo trovato. Abbiamo trovato in questa maniera due intersezioni che rispetto ad A si trovano equidistanti a destra e a sinistra rispetto appunto a dove dovrà passare la nostra semiretta perpendicolare. Quindi, tenendo anche la stessa apertura del compasso va benissimo, vado a puntare in due con precisione. E vado a tracciare un arco, vedete che poi alla fine è lo stesso che avete già fatto, e lo vado a fare dove? Beh, più o meno lungo quanto basta per incrociare quello che a occhio è, vedo essere il punto in cui dovrà passare la semiretta che voglio tracciare. Fatto questo, sempre con la stessa apertura di compasso, punto in 3, vedete che il compasso non l'ho mai richiuso da quando ho fatto il primo arco, mi vado a mettere qui e faccio un pezzettino di arco leggero quanto basta per trovare l'ultima intersezione. Questa la chiamiamo 4,
ovviamente con la matita HB, scusate un attimo che scelgo gli strumenti per eseguirla. A posto, fine, non serve altro che prendere la matita H3, prendere una squadretta, andare ad allinearci con cura e attenzione. Questa è l'operazione che fate spesso con meno cura. Non usate tutte e due le mani, dovete usare tutte e due le mani per controllare che A4 siano ben allineati. Devo fare una semiretta e quindi H3 parte esattamente da A e passa per 4. So che è una semiretta perché, come al solito, prendo la mia matita HB e do un nome anche alla semiretta con una letterina stampatello minuscolo all'estremo, e anche in questa volta siamo riusciti a ottenere una perpendicolare. Fine dell'esercizio.